Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Draven, ma soprattutto bentornati con un nuovo First Impression. Oggi andremo a valutare un titolo ancora in fase beta perché uscirà nel corso del 2017. Mi sto riferendo a Riders of the Broken Planet, titolo sviluppato da Mercury Steam. Il gioco è appartenente al genere action adventure con un gameplay davvero adrenalinico e davvero difficile. La storia di Riders fondamentalmente si basa sulla mafia spaziale. Il cattivo di turno, che ovviamente vorrà impossessarsi di materiali preziosi, sarà obiettivo chiaramente fermarlo con tutti i nostri mezzi. Avremo modo di utilizzare diversi personaggi, ognuno con un'abilità differente, e questo ci darà modo in campo di modificare i nostri stili di gioco. Una trama nella norma e un gameplay diverso al solito, direi che è una combinazione più che adatta, quindi non perdiamo tempo e andiamo col gameplay. Eccoci dunque nel menu di Riders of the Broken Planet, ragazzi. Allora, non ho ancora praticamente avuto modo di provare qualcosa di concreto, ho fatto praticamente solo il prologo e l'inizio. Di conseguenza non ho praticamente visto nulla, ma mi ha preso parecchio fin dall'inizio. Direi di non perdere però tempo, vi faccio vedere giusto la selezione di personaggi qua, dove si possono appunto acquistare in base anche alla fazione, in base ovviamente al tipo di abilità. Io ho provato solo Arek, che è una sorta di ninja sniper, qualsiasi cosa che possa risultare figo ed è molto forte. Ammetto che non mi piace del gioco il fatto che sia un po' troppo lento, ci cioè ho messo a massimo il settaggio della sensibilità, ma è veramente cambiato pochissima roba. Andiamo a vedere se è possibile fare il matchmaking, che immagino sia questo, non ne sono sicuro, vediamo un attimo. Sì, matchmaking in fase di modifica. Ok. Bene, il matchmaking non funziona, quindi ci mettiamo in solo. Il prologo praticamente l'ho già fatto ed è, si può dire, proprio un tutorial del titolo, quindi non ha senso farlo vedere. Direi di andare a fare Appeso ad un filo, che è la missione praticamente subito dopo il tutorial. Giocherai come Rider, la cosa ci sta bene. Ovviamente andiamo a scegliere Arek perché è l'unico personaggio che per ora ho utilizzato, quindi bene o male so come funziona e si va. Eccoci, iniziamo la missione. Ho saltato ovviamente le due, anzi la cutscene barra 2, perché altrimenti poi il video diventa veramente troppo lungo. Vi posso garantire però che le cutscene meritano veramente un botto. Ragazzi, sono veramente epiche secondo me. Sono secondo me parte integrante anche del gioco stesso, nel senso che comunque danno modo di conoscere meglio la storia. Io me le stavo seguendo, ma ovviamente qua nel video ve le levo. Dobbiamo difendere questo obiettivo. Colpo alla testa, si parte così diretti. Via, schiva, ok. Beh, che lentezza però, mamma mia. Maledetto. Ok, preso. Dov'è l'altro? Guardalo. Infame. Ok. Ragazzi, guardate, cioè è lentissimo. Io sono al massimo che sto muovendo con lo stick analogico. Ed è al massimo l'impostazione della sensibilità. Cioè, è qualcosa. Io la sto odiando questa cosa. Maledizione, l'ho mancato. Colpo alla testa. Guardalo. Preso. Dobbiamo difendere questo obiettivo. Mamma mia, l'ho preso. Preso anche lui. Non credo che si capisca benissimo con le fasi di. Ok, ho tirato un calcio al volo a caso. Con le fasi della storia, la tipologia di gameplay, ma non so neanche se rende dal video. Ma posso garantire che è molto frenetico, ma soprattutto molto complicato da giocare. Ma veramente tanto. I bot hanno una difficoltà di gioco enorme e non è settabile da quel che ho visto. Da quel che ho potuto vedere non c'è un'impostazione. Ok, andiamo a ammazzare quello di giù perché l'obiettivo poi ce lo fa fuori. Ok. Ed è molto complicato. Mancato di nuovo. Preso. Ahia. Guardalo. Maledetto. No, ho finito le munizioni. Seriamente? Non posso cambiare arma? Non ho armi? What the? No, raga, non ho armi. Ma cos'è? Cosa significa questa storia? Andiamo lui. Bam. Ok, ho preso munizioni, quantomeno. Aia. Aia, no. Ok. Aia.
Ahia. Non ci credo. Due vite rimaste. Maledizione. Questa è una cosa che odio di questo gioco. È proprio questo. Che ti stordiscono e ti levano un botto di vita rispetto a quanto non gliene levi tu col corpo a corpo. Cioè, è impensabile una cosa del genere. Veramente impensabile. Devo avvicinarmi a quella piattaforma, ma non sarà semplice. Io non capisco questi. Che problemi hanno, veramente. Oh, ok. Non capisco cosa mi dia ammazzare loro. Prima mi ha dato munizioni, quindi non so se hanno altro senso di esistere, ok? Via, andiamo alla piattaforma. Ah, ho mancato. Vabbè, non credo ci possa fare più nulla, tipo. Va bene, ok, va benissimo così. Ottimo, abbiamo perso una vita, la cosa non va bene. Non so come si recuperano, ma va bene. Ok, dobbiamo difendere praticamente la nostra avanzata per abbordare la nave. Il problema è che qua mi sembra che ci siano troppi nemici. E non ho neanche munizioni, cioè non ho abbastanza munizioni. Prenderci questo, col corpo a corpo. No! Cosa? Me l'ha fregato? Qua è un problema. È un problema. Qua? Vieni qua, vieni qua. Non ci credo. Ok, ottimo, abbiamo preso munizioni. Ok, ci servono munizioni, quindi ho dovuto per forza fare il corpo a corpo. Allora, dobbiamo far fuori queste navettine qua. Via! Via, via, via. Aia. Oh, oh, stanno arrivando nemici. Questo è un problema. Questo è un maledetto problema. Ok. 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 Ci sta. Puntiamo a quella più ferita, quella più... piccolina, via, 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 via. Ok, oh, oh, altri nemici. Sta diventando problematica la questione. Veramente troppo problematica. No, pensavo di fare one shot to kill. Questo non l'ho preso in testa, vabbè. Poco male, lo si prende ora. Olè. Ok, sono presi anche munizioni. Abbandona la zona, dove? Dove devo mandarla? Ok, lì. Via, 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 corri, 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 corri. Via, 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 non, non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Ce la faccio. Ok. Ce l'ho fatta. Attenzione. Perché non ho tipo granate, robe del genere, perché altrimenti le avrei usate. Preso, dobbiamo andare avanti, c'è l'obiettivo, chiama l'ascensore. Ok, ottimo. Credo che abbiamo superato, credo, forse la parte più ostica, spero. 50 secondi, resisti fino a qua. What the... stai scherzando, stai scherza. Stai scherzando, mi stanno bombardando. Siamo seri. Siamo seri? Siamo veramente seri? Troppo lenta la mira, maledizione. Guarda, guarda che lentezza! Sto sclerando! Guarda! Madò! Assurdo! Mentre ricaricava l'ho preso. Ok, via, 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 via. Prendi l'ascensore, via. Via, 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 via. Go, 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 go. Ok. Oh, grazie. Non è ancora finito? Quanto dura sta missione? Sovraccarica il trasformatore di Aleph. Andiamo un po' stealth stavolta.
Bam! Ok, ci piace. Absolutely. Ah no, devo interagire. Lol, io sto tirando calci per sovraccaricare cosa? I reattori sovraccarico a calci? Impossibile. Già. Colpo alla testa e si va. Ok. Sovraccarichiamo quest'altro. No. C'erano altri due reattori? Non so, li metto io. Mia, devasto. Ah, ecco, devo ammazzarli col corpo. Cioè, non capisco sta cosa. Devo ammazzarli con il potere. Cioè, non capisco. Va bene, ok, lo faremo. Faremo anche il prossimo così. Ok. Non si è accorto di noi, raga. Non si è accorto di noi. Non si è accorto di noi. Adesso si è accorto di noi, però. Noi. Noi. Bam! Boom! Così, con tanta potenza e ignoranza, va bene. Andiamo all'altro generatore. Via, 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 via. Fatto. Questo è problematico. No! No, 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 no! Ragazzi, una vita rimasta. Una dannata vita rimasta. No, 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 no. No, 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 no. Oh, oh. No, 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 no. Maledizione. Sopravvivi 40 secondi? De che se non ho più vite? Devo star fermo per 40 secondi, non capisco. Raga, aspettiamo questi 30 secondi. Il problema è che si sta avvicinando sto tipo. Non mi vede? Ok. Boom! Ok, mi ha ridato le vite. Mamma mia, ci siamo ripresi. Dobbiamo risovraccaricare. Cioè, non capisco sta cosa. Ma non la sovraccaricate prima. Mi sta prendendo in giro, mi sta prendendo. Adesso dobbiamo. Abbiamo. Ecco, ho capito. Adesso dobbiamo sovraccaricare il generatore, non i reattori. O qualcosa del genere. Vabbè, comunque, adesso il problema è che ci hackerano quei dottori lì, quelli blu. Ci possono magari togliere il sovraccarico che abbiamo fatto. Vediamo se siamo abbastanza veloci, forse ce la facciamo, eh. Dai, 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 dai. Ok. Ottimo. Preso, ma non è morto, ok. Non è morto. Non è morto, due colpi alla testa, non muore. Ok. Ancora? Raga, è immortale? Non l'ho preso. Preso. Raga, è immortale. Raga, è immortale. Mortale, maledizione, dai. Devo ottenere posizione e far sovraccaricare. Non dico nulla, non dico nulla, maledizione. Dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, mamma mia, soffertissima sta roba, oh. Corri verso la zona. No, 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 via, via, fuggi, fuggi, fuggi. No, 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 no. No, 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 via, 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 via. A riparo. Dai, riprendi vita, ok. Ok. Preso. Dobbiamo resistere, dobbiamo resistere. Dai, 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 dai. Ok. È così. Oh, e ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a terminare la missione. Come vedete lì in basso mi dà 1000 crediti. Ma comunque noi abbiamo giocato, abbiamo visto che tipologia di gameplay è. Quindi diamo il nostro parere. Allora, a me Riders of the Broken Planet mi piace, ragazzi, veramente un botto. Ci siamo proprio, ragazzi, a livelli osceni. Io lo sto amando. Mi piace molto lo stile di gameplay, lo stile di gioco. Mi piace anche il fatto che ci siano diversi personaggi. Quindi non oso immaginare che cosa sarà giocarlo online in PvP, perché dal trailer, con tratti appunto gameplay, ispezioni di gioco, sembrava veramente adrenalinico, qualcosa di veramente epico, solo che qua il matchmaking
praticamente non funziona. Sarà che in fase beta, quindi comunque ci sono poche persone che lo utilizzano effettivamente, almeno credo, di conseguenza è un po' problematico provarlo. Di fatto però ciò che mi interessava conoscere appunto del gioco era appunto l'approccio diretto con un primo game con pad alla mano, e ammetto che mi ha preso tantissimo. Certo, non mi piace la roba della sensibilità, perché quella è veramente una pecca gravissima. Non so se sia un limite che è stato imposto dagli sviluppatori o se effettivamente è qualcosa che non sta funzionando, perché ragazzi, io ho aumentato la sensibilità al massimo e va lenta comunque. Cioè, ci sono scontri a fuoco che io perderò a prescindere. Questa cosa non va bene, anche perché se succede nel PvP spacco la console. Che voto diamo quindi a Riders of the Broken Planet? Beh, ragazzi, è promosso. Assolutamente sì, per me passa il test di valutazione, e a questo punto ci siete voi. Che ne pensate di questo gioco? Ditemi cosa vi è sembrato da questo first impression, da questo primo gameplay. Come al solito, tanti like di supporto a questo video, a questa serie di video del first impression. Qui sotto commentate e fatemi sapere il vostro parere al riguardo. Ditemi se realmente vi può piacere come idea anche sul canale, quindi in fase episodica, quindi portiamo un po' di match in PvP, cerchiamo ovviamente di prendere lo spunto giusto per conquistare ogni match, anche perché sinceramente non mi dispiacerebbe portare Riders sul canale. Ammetto che l'idea mi ispira parecchio. Come al solito vi invito anche a seguirmi sui social, link in descrizione, trovate praticamente tutto. E che dire, noi ragazzi ci vediamo con il prossimo video.